La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it. Buongiorno, bentrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani. Partiamo dalla prima pagina del Mattino Nazionale. Il titolo di apertura, l'argomento principale quindi per l'edizione odierna del Mattino è l'attacco alla caserma di Secondigliano, l'attacco camorristico contro la caserma dei Carabinieri. Vediamo il titolo: la vendetta del boss contro lo Stato. A Secondigliano spari sulla facciata della caserma. Vedrete all'interno dell'articolo sono state colpite anche le auto dei Carabinieri, nonché auto dei civili. E poi vediamo i Carabinieri, il commento dei Carabinieri: non ci intimidiscono, la pista della retorsione perché il tribunale ha sottratto i figli alla famiglia di un latitante e a Piscinola si torna a uccidere. Continuiamo sul tema, le intercettazioni, quell'ordine è arrivato dagli affiliati, prepara i fucili, dobbiamo pompare. Mentre nelle interviste, Cafiero De Rao, giusto allontanare i ragazzi dai clan, bambini sottratti alle mafie e anche allontanandoli dalle famiglie se hanno legami con i clan. Il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria è stato il primo a seguire questa strada. Il procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Rao, spiega in un'intervista al Mattino: abbiamo allontanato da una famiglia di 'Ndrangheta una ragazzina che aspirava a entrare nella moda. Grazie anche a Libera è stata inserita in una casa di moda, felice di tale opportunità. E andiamo di spalla alle primarie negli Stati Uniti, la grande mela in corona la Clinton e Trump. Con le primarie dello Stato di New York il gioco è quasi fatto per entrambi i candidati che a novembre si contenderanno la presidenza degli Stati Uniti. Hillary Clinton sarà probabilmente la candidata dei democratici, avendo superato, seppure con fatica, l'avversario di partito Bernie Sanders. E ancora lo scenario, ma la corsa di Donald sarà sempre in salita. Lasciamo gli esteri, andiamo a centro pagina, torniamo in Italia con la cronaca. Infermiera assassina, non ci sono prove, scarcerata dal riesame il PM, la accusa di 13 omicidi. E sempre per la cronaca, inchieste tolte a De Magistris, niente complotto, tutti assolti. I casi di Wainò e Poseidone, polemica sull'ex PM. Il commento a questo articolo: ma le barbarie giustizialiste si vince con i fatti. Andiamo di taglio basso, la politica a Roma, Berlusconi pronto a scaricare Bertolaso, vertice nella notte, il centrodestra a Roma converge sulla Meloni. E poi il doppio schiaffo di Totti a Spalletti, ieri nuova gara di campionato, il capitano entra all'85esimo minuto e ribalta la partita, giallorossi a meno 5 dal Napoli. Lasciamo questa prima pagina del Mattino Nazionale, restiamo sul Nazionale e parliamo del caso pensione. Ricorderete i commenti dei giorni scorsi sull'età pensionabile, sulla data, sugli anni in cui i giovani di oggi, degli anni nati negli anni 80, andranno in pensione, e vediamo che il governo si sta muovendo proprio a sostegno di questi giovani. Vediamo infatti il titolo: per la flessibilità in pensione prima con prestiti bancari e il TFR in garanzia. Il governo studia il piano, ma per ora si tratta solo di ipotesi. Camusso attacca Boeri, così si sfiduciano i governi. In pensione anticipata, pagando quel che manca dei contributi con un prestito della banca e mettendo il TFR in garanzia. Questa è una delle ipotesi sulla quale il governo, alle prese con il dossier della flessibilità in uscita, sta riflettendo.
Il lavoratore comincerebbe ad incassare da subito un assegno ridotto per poi restituire quanto avuto in prestito a partire dal giorno in cui diventa un pensionato con assegno finalmente pieno a tutti gli effetti. E in questo schema, nel quale le banche sarebbero copertissime, il TFR maturato tra l'altro rientra tra i beni ereditabili. Un ruolo di primo piano lo avrebbe anche lo Stato, pronto ad intervenire con sgravi fiscali sugli interessi per agevolare l'uscita dal lavoro. Lo Stato sarebbe pronto, infatti, come abbiamo appena detto, a garantire sgravi fiscali sugli interessi. E vediamo la busta arancione: sono 150.000 gli italiani che riceveranno le prime buste arancioni dall'INPS all'interno della loro storia contributiva, con la previsione della data di uscita, dell'importo dell'assegno e del rapporto tra busta paga e assegno previdenziale. Questo per quanto riguarda le novità sulle pensioni. Andiamo ora sul Mattino di Salerno, quindi andiamo a sfogliare le pagine che interessano Salerno e la provincia. Vediamo in apertura, si parla delle prossime elezioni amministrative, scoppia il caso a Salerno, il caso sulla doppia preferenza e sulla parità di genere. Vediamo infatti il titolo: elezioni, scoppia il caso Castellana, Martina per l'anagrafe, però è uomo sulla scheda, e caos sulla doppia preferenza di genere. Il medico transgender candidato al consiglio comunale con Santoro sindaco: io costretta nel limbo della legge. Il suo nome è Martina, Michael Martina Castellana. Così c'è scritto sulla carta d'identità, ma le elezioni comunali caratterizzate dall'irruzione della doppia preferenza di genere, chi vorrà votare per lei non potrà abbinarla a un uomo, sì, perché Martina di nome e di fatto risulta essere ancora catalogata sotto il genere maschile. E vediamo l'intervista all'Arcigay: alza le barricate, ingiustizia paradossale. Continuiamo per le elezioni, parliamo per questa volta invece del centrodestra. Forza Italia vota Celano, Iannone no. Mentre per la scuola, fuga dalle classi, 290 professori verso le pensioni. E poi la sanità, neurochirurgia, cambia tutto, anche il reparto. Continuiamo a vedere quali sono i principali temi della prima pagina del Mattino di Salerno. Torniamo di taglio alto: di spalla la tragedia, cade dalla scala, in Bianchino muore sul colpo, shock al rione Carmine, sempre a Salerno. E poi centropagina, il mercato delle sentenze, Pagano nel mirino del CSM, aperto un fascicolo, verifiche sulla compatibilità ambientale, il giudice rischia il trasferimento, la difesa di Sessa, estraneo ai fatti, sto già chiarendo tutto al PM, il commento, la debolezza morale del nostro ceto medio. Nella fotonotizia parliamo di calcio per la Salernitana, sfuma l'ipotesi Ginestra, Lotito conferma Menichini, avanti uniti. Infine di taglio basso, riflessione, una targa per il pittore Torretta, l'ultimo omaggio di Pastena. E lasciamo questa prima pagina del Mattino di Salerno, restiamo su questa parte del quotidiano Il Mattino, e andiamo ora a vedere quali sono i movimenti per le prossime elezioni amministrative a Salerno. Ricordiamo, entro il 4 maggio dovranno essere presentate le liste, e vediamo come si sta muovendo e come sta cambiando anche lo scenario nel centrodestra. Il titolo per Forza Italia: Celano avanza con Amatruda per l'alternativa. Quindi il centrodestra salernitano potrebbe puntare su Celano anziché su Amatruda, che fino a pochi giorni fa era il candidato sindaco. Vediamo comunale, il giornalista verso il ritiro, passo indietro se il progetto funziona. Di ufficiale non c'è ancora nulla, anche perché l'incognita
dello scenario romano pende come una spada di Damocle sul centrodestra salernitano. Fatto sta che ormai al passaggio di Forza Italia nella coalizione civica del consigliere comunale Roberto Celano manca solo il timbro definitivo, ma per inciderlo gli azzurri aspettano di sancire prima un'intesa politica con Gaetano Amatruda, ossia con il loro ex candidato sindaco, che 2 giorni fa non ha escluso un passo indietro pur di unire e costruire un progetto per Salerno. La trattativa Fasano prova a mediare lealtà reciproca per un nuovo percorso. Andiamo avanti, Forza Italia, idee confuse, io resto in campo con Fratelli d'Italia. Questa è l'intervista a Iannone, ex presidente della provincia, che conferma la sua candidatura a sindaco. La sfida di Iannone: non mi ritiro, ho messo la mia candidatura a disposizione di tutti i partiti. L'affondo, gli azzurri accusano i finti civici che puntano su Roberto, e poi lo scenario frammentato. Colpa anche di chi in comune ha fatto prevalere i personalismi. Andiamo avanti, andiamo nella pagina successiva, vediamo invece per il centro-sinistra i movimenti verso il voto. De Luca Junior, debutto da team manager, il figlio del governatore, chiude il convegno INARC, ecco il programma 2.0, i temi innovazione e società digitale, Roberto prepara le proposte dei progressisti. E continuiamo, il caso pressing per Ferrazzano, fuori dalle liste ma sarà in giunta. Di taglio basso la carica dei centristi, ecco il listone UDC, Nuovo Centrodestra e Scelta Civica, in campo moderati per Salerno a sostegno del sindaco uscente, esperimento pilota in Italia. Vediamo i commenti alle prossime elezioni, quindi alle liste. Enzo Fasano: da Amatruda un atto di maturità, ora lealtà reciproca per iniziare un nuovo percorso politico. Gaetano Amatruda, un modello Milano anche per Salerno, io lavoro per questo e non per essere eletto consigliere comunale. Roberto Peduto, il coordinatore di Noi con Salvini, non si ricandiderà, possibile anche la lista, no, che la lista non venga presentata. Eva Longo: senatore ex Forza Italia, ora passata ai verdiniani, i nostri candidati in campo con le liste del centro-sinistra. Infine Ernesto Sica, il primo cittadino di Ponte Cagnano, ora milita in Nuovo Centrodestra, ieri alla presentazione di moderati per Salerno. Insomma, confusione per quanto riguarda le prossime elezioni politiche. Andiamo avanti, lasciamo la politica di Salerno, andiamo nelle pagine dedicate alle notizie della parte sud della provincia di Salerno. In particolare troviamo di taglio basso la notizia dell'ufficializzazione finalmente della nomina di presidente dell'ente Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni, andata a Tommaso Pellegrino con la votazione in commissione ambiente, una votazione che ha visto l'appoggio bipartisan da diversi partiti ieri alla Camera. E vediamo il titolo: Pellegrino presidente, caffè con i parlamentari, il primo caffè da neo presidente dell'ente Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano Alburni con i parlamentari Simone Valiante e Tino Iannuzzi. Tommaso Pellegrino ieri pomeriggio ha atteso in una saletta della Camera dei Deputati l'esito della votazione. La commissione ambiente si è riunita alle 14, 31 voti favorevoli, tra i quali anche quelli di Valiante e Iannuzzi, e 4 contrari. Il sindaco di Sassano può insediarsi ufficialmente ora alla guida dell'area protetta. Lasciamo le pagine del mattino, andiamo ora a sfogliare il quotidiano La Città. Il titolo di apertura parla dell'ennesimo incidente sul lavoro. Andiamo a Salerno, lo abbiamo visto anche dal mattino, a Rione Carmine, dove muore un uomo cadendo dalle scale. Vediamo il titolo: muore sul lavoro a 69 anni, fatale la caduta da un'impalcatura, indaga l'ispettorato del lavoro. Di taglio alto la politica, verso il voto Celano diventa forzista, con il placet di Mara Iannone resta isolato. E abbiamo visto anche dal mattino che conferma ancora la sua candidatura a sindaco. Centro pagina,
Sfrattati dalle api, la scuola infestata e i bimbi della materna divisi in altre classi. E poi la fotonotizia, lo sport con la Salernitana, Lanciano meno 5, la Salernitana rivede la Serie B. La Salernitana torna a rivedere la Serie B, la penalizzazione del Lanciano a meno 5 spinge Granata a un solo punto dalla zona play-out. Ieri lungo faccia a faccia tra l'allenatore Menichini e la squadra, dopo le polemiche successive, al pari col Vicenza, sancita la tregua. Andiamo di spalla, la cronaca, scandalo Intertrade, indagato l'ex presidente Vincenzo Galeano, si aggiunge alla lista. Poi il 30 aprile a Roma, Papa Francesco, l'abbraccio con 10.000 salernitani. Questa è la prima pagina del quotidiano La Città. Andiamo avanti, andiamo a sfogliare le altre pagine del quotidiano, parliamo della politica. Libertà di stampa, l'Italia va giù, questo è il dato per quanto riguarda tutti i paesi del mondo, e l'Italia scende al 77° posto per pressioni, minacce violenze sui cronisti. Pesa il caso VatiLeaks. 77 su 180, questa è la posizione che ricopre l'Italia nella classifica World Press Freedom Index di Reporters Frontier sulla libertà di stampa nel 2016, più in basso dalla Papua Nuova Guinea, più in basso del Ghana e dell'Armenia. Quindi un dato davvero preoccupante per quanto riguarda la stampa. Andiamo avanti, sempre su questa pagina, centropagina, referendum e scontro all'interno del PD, la minoranza non firma, Renzi furioso, ormai fanno opposizione su tutto. Dopo le firme per il referendum costituzionale depositato dalle opposizioni, ieri sono arrivate anche quelle della maggioranza, ma nel PD i big della minoranza non hanno sottoscritto la richiesta. Per una questione di logica ed eleganza, penso sia giusto che siano le opposizioni ad avanzarla. Queste le parole di Gianni Cuperlo, che spiega la sua posizione, che Gianni Cuperlo insieme a Pierluigi Bersani, Roberto Speranza ed altri esponenti della minoranza Dem non hanno depositato le loro firme. Andiamo avanti, di taglio basso, Movimento 5 Stelle si appella al Colle, la maggioranza è cambiata, Mattarella, faro Costituzione. E poi di spalla a Roma, Berlusconi vuole mollare Bertolaso, oggi dovrebbe arrivare la decisione. Andiamo avanti con le altre notizie, parliamo ora di economia, lo abbiamo visto nelle settimane scorse, si parla dell'esproprio dell'abitazione in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo. Vediamo, si era parlato di 7 rate, si è giunto all'accordo per 18 rate, vediamo il titolo, la casa alla banca se 18 rate del mutuo non vengono pagate fino a un anno e mezzo di tempo prima dell'esproprio, approvato il decreto che recepisce la direttiva europea. Continuiamo, salvataggi credito, l'Unione Europea promuove il fondo Atlante, non aggira gli aiuti di Stato. E lasciamo anche questa pagina, ora andiamo sulle pagine dedicate alle notizie del Cilento e del Vallo di Diano, in apertura alla viabilità. Nel Cilento, strade con il trucco, 11 indagati, bufera sul comune di Rutino, coinvolti nell'inchiesta anche il sindaco e il suo vice nel mirino, i PM, dei PM i lavori per via Alento. Andiamo avanti, centropagina, sala Consilina, la cronaca, giro di droga con la Toscana, preso un corriere dell'eroina, aveva un biglietto Firenze, sala Consilina, il 28enne nigeriano arrestato dagli agenti della sezione antidroga della mobile di Prato, il 28enne è stato fermato a Firenze nei pressi della stazione degli autobus di Santa Maria Novella mentre saliva su un bus di linea diretto in Campania, lo spacciatore aveva un biglietto con destinazione finale sala Consilina, i poliziotti lo hanno perquisito all'interno di una bottiglia di succo di frutta, sono stati rinvenuti 15 ovuli di eroina
per un peso complessivo di 160 grammi. A Sala Consilina invece i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno tratto in arresto una coppia di ragazzi, 28 e 27 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due arrestati sono stati trovati in possesso di 16 bussolotti contenenti eroina per un peso complessivo di circa 9 grammi. Andiamo avanti anche sulla città, si parla dell'ufficializzazione della nomina di Tommaso Pellegrino a presidente del parco. Vediamo la presidenza del parco del Cilento. Pellegrino incassa un sì bipartisan, solo Movimento 5 Stelle ha votato contro la nomina in commissione, Fratelli d'Italia si astiene. I partiti che hanno sostenuto Tommaso Pellegrino alla presidenza del parco sono PD, SEL, Nuovo Centrodestra, UDC, Scelta Civica, PSI, Forza Italia e Lega Nord. Voto contrario invece di Movimento 5 Stelle, mentre Fratelli d'Italia si è astenuta. È una grande soddisfazione, spiega Pellegrino, per la fiducia e il sostegno arrivato dal governo, dal Ministero dell'Ambiente, dal governatore De Luca e dai parlamentari delle commissioni di Senato e Camera. Andiamo di taglio basso a Pisciotta, melma sulla spiaggia, esplode la polemica. E con queste pagine della città ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo a sfogliare le pagine di Le Cronache. Il titolo di apertura: Giovanni Lombardi vuole la Salernitana. L'imprenditore di Scafati sta per cedere la Casertana per tentare la scalata. Lotito tiene alta la richiesta in caso di salvezza. I tifosi temono per il futuro. Nuovi particolari sulla possibile trattativa per l'acquisto della società Granata, in campo anche Vigorito? Questa è la domanda che si pone il quotidiano Le Cronache. Andiamo avanti, lasciamo lo sport e lasciamo quindi le trattative per la cessione, per la eventuale cessione della Salernitana. Andiamo ora sulle comunali, in particolare a Salerno si presenta il centro, in lizza anche Stasi. Nuovo centrodestra, UDC e Scelta Civica, unico contenitore a sostegno dell'uscente Vincenzo Napoli. E ancora operaio di 69 anni morto in via De Martino, sempre a Salerno. Mentre per quanto riguarda invece ancora le elezioni amministrative, andiamo avanti, Amatruda contro Zita Rosa ha taciuto su De Luca. Andiamo a centro pagina, Nocera Superiore, informa giovani, indagati Cuofano e l'assessore Riso, sotto inchiesta per abuso d'ufficio e turbativa d'asta anche il responsabile della Coop Parquet Bufera a Nocera Superiore. A Battipaglia, Santo Mauro e Pastina fuori, a rischio Leo e Zara. Mentre è arrivata l'ufficializzazione della nomina di presidente del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano Alburnia, Tommaso Pellegrino, ed ecco il titolo: Tommaso Pellegrino, nuovo presidente Parco del Cilento. A Castellammare, caos nel PD, Vozza spinge per la candidatura, Cuomo corre da solo, Cimmino attende. Mentre a Torre Annunziata, la campionessa Rio sogna di costruire un centro sportivo a Provolera. Questa è la prima pagina del quotidiano Le Cronache. Andiamo avanti, andiamo sulle pagine di primo piano. La stoccata di Amatruda, mai con chi parla bene di De Luca. Queste le parole del candidato per il centrodestra a Salerno, Gaetano Amatruda, che ribadisce la propria disponibilità a fare un passo indietro, ma avverte costruire un progetto vincente. Angelo Marino di Italia Unica respinge la richiesta di dialogo, sembrano primarie del centrodestra, stanno lavorando per opzionare le politiche 2018. Continuiamo di spalla, sempre per quanto riguarda i movimenti per le prossime elezioni amministrative. Dante Santoro, Fioriere
da 48.000 euro, altro spreco di soldi pubblici. E poi Antonio Iannone, zone collinari dimenticate, Napoli come toro seduto, quindi continua la campagna elettorale come candidato sindaco anche per Antonio Iannone. Mentre arriva l'annuncio, De Fazio, candidatura da indipendente nella lista di Forza Italia, il salviniano rompe gli indugi, mancano 40 giorni al voto, non si possono aspettare decisioni romane. Lasciamo questa pagina dedicata alle prossime elezioni amministrative a Salerno, andiamo ora sulle pagine di notizie che interessano il territorio della provincia di Salerno. In apertura andiamo a Eboli con i fondi del PAC, aperte da ieri due ludoteche gratuite, cerimonia di inaugurazione ieri presso la scuola del quartiere Pescara. Le strutture accoglieranno 48 bambini tra i 18 e i 36 mesi, aperte anche in estate, un supporto per le mamme che lavorano. E sempre a Eboli, parcheggi, Cardiello denuncia, il segretario è inadempiente. Di Taglio Basso troviamo una notizia di Sanza, la cronaca, svaligiano il negozio dell'assessore, assessore comunale nel Mirino dei Ladri, titolare di un negozio di ferramenta a Sanza, proprietario dell'attività commerciale, l'amministratore comunale era in procinto di aprire i battenti per dare il via ad una giornata di lavoro quando si è reso conto che il proprio negozio nel corso della notte era stato meta di una sgradita visita da parte dei soliti ignoti. Secondo una prima ricostruzione della dinamica messa in atto dalla cricca delinquenziale, pare sia stato eseguito il solito copione per penetrare all'interno della struttura ed appropriarsi di quanto si riteneva utile per conseguire facili guadagni. E lasciamo le pagine di Le Cronache, andiamo ora a sfogliare invece Metropolis, partendo dalla prima pagina. Vediamo i principali argomenti: l'inchiesta, ricattavano gli imprenditori, gli ufficiali incastrati dalle telefonate, porta i soldi, altrimenti favorisco un altro costruttore, mazzette nell'esercito per le gare d'appalto, mazzette nell'esercito per gli appalti, l'ufficiale di Cava dei Tirreni, Cinzia Aggiunta, incassata da un'intercettazione telefonica intercorsa con l'ex funzionario militare Antonio Crisileo. Quel dialogo era per aggiustare un appalto a favore dell'imprenditore Francesco Caprio dietro ricompensa di pesanti bustarelle. Andiamo a Sapri, muore nel garage, giallo al Rione Carmine, un imbianchino perde la vita, lo abbiamo visto dalle altre pagine, sembra cadendo dalle scale. Poi Salerno Ponte Cagnano, spari dopo la lite, in due a processo. Parliamo di sanità di fondo, piano ospedaliero, taglio di posti letto a Salerno e provincia, bozza presentata al Ministero, tagli dei posti letto a Salerno e provincia, 279 in meno rispetto agli attuali nei vari presidi del territorio, questo è quanto trapella dal nuovo piano ospedaliero. E poi a Salerno, imbucati a Ruggi, scatta il pugno duro, mentre a Battipaglia, Motta a viso aperto, liberiamo la città. Andiamo a centropagina, lucravano sul cimitero componenti delle confraternite a giudizio, succede a Monte Corvino Rovella. E poi il caso De Magistris, niente complotto, arrivano le assoluzioni, 6 le assoluzioni per il caso di De Magistris in uno stralcio del processo, why no? A Napoli ancora banditi con il mitra, carabinieri assaltati, succede a Secondigliano, il raid contro la caserma dei carabinieri a Secondigliano, esplosi 25 colpi di Kalashnikov. Ancora le opinioni, trivellazioni, ancora salvo il nostro mare. Per i box in alto in Serie B, Salernitana senza svolta, Menichini riconfermato, il retroscena faccia a faccia con Fabiani, l'ombra di Ciro Ginestra e poi per la Serie D invece Cavese all'ultima chance, oggi serata per Catello, crisi e ricordo. Questa è la prima pagina di Metropolis, andiamo avanti, parliamo della sanità, vediamo. Il dossier di Polimeni vuole cancellare Scafati, il commissario nella proposta, tagliati 279 posti letto a Salerno e provincia, via ginecologia
Da Cava, l'apertura dell'ospedale unico della Valle del Sele, niente nascite a Cava dei Tirreni, l'esclusione di Scafati e Agropoli dalla rete dell'emergenza e 279 posti letto in meno in tutta la provincia di Salerno. E questo è il piano ospedaliero redatto dal commissario Josef Polimeni, il commissario alla sanità della regione Campania, guidata da Vincenzo De Luca. Ora all'attenzione del Ministero della Sanità e su cui si è acceso il dibattito delle forze politiche. Continuiamo nel Cilento, si continuerà a nascere a Sapri e Vallo della Lucania, niente più bambini nati a Oliveto Citra, ma salvati i reparti di ginecologia a Sapri e Vallo della Lucania. È la proposta contenuta nel piano firmato dal commissario di Josef Polimeni per quel che riguarda la parte più a sud della provincia di Salerno. La teoria salva i reparti dove ci sono almeno 500 parti all'anno, ma la pratica deve tenere conto anche delle caratteristiche del territorio e dell'obiettiva lontananza di altri punti nascita. E così il piano salva quindi i punti nascita di Sapri e Vallo della Lucania, dove in media ci sono quindi 300 parti. Quindi regola vuole, insomma, che anche l'ospedale di Polla, anche il punto nascita dell'ospedale di Polla sia salvo, dato che i numeri superano ampiamente i numeri di Sapri e Vallo della Lucania. Andiamo avanti, sempre per quanto riguarda la sanità, vediamo le opinioni del Presidente della Regione, perché il titolo lascia pensare chiaramente ad un disaccordo con il Governatore De Luca, il piano sanitario che non piace a Enzo De Luca. Questo è infatti il titolo per Metropolis. La proposta del commissario ad acta converte il Maresca di Torre del Greco in struttura di riabilitazione. Sanità, la rivoluzione annunciata dal governatore Vincenzo De Luca si fa attendere. Il piano stilato dal commissario ad acta Josef Polimeni ha fatto scoppiare due settimane fa una ridda di contrasti all'interno della riunione dei capogruppo regionali, tant'è che l'annuncio sull'attesa riorganizzazione venne rimandato a fine mese. E lasciamo anche questa pagina, andiamo ora sulle pagine dedicate alle notizie della provincia di Salerno, vediamo quali sono le notizie che interessano più da vicino il Vallo di Diano. In particolare al centro pagina troviamo la nomina, o meglio l'ufficializzazione avvenuta ieri in Commissione Ambiente del Parlamento, di Tommaso Pellegrino come Presidente dell'Ente Parco. Questa è la notizia principale che interessa il territorio a sud di Salerno, su tutti i quotidiani. Vediamo il titolo: nasce il Parco di Pellegrino, ufficializzata la nomina del neo Presidente, impegno per il rilancio dell'ente. Lo abbiamo visto anche dalle altre pagine, accordo bipartisan sul nome di Pellegrino, tranne i due partiti di Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Dopodiché tutti i partiti hanno trovato l'accordo comune sul nome. Cambiamo argomento, andiamo di fondo a Sala Consilina, la cronaca: eroina nell'auto, in manette, due fidanzati di 27 e 28 anni, tutti e due di Sala Consilina, sono stati fermati dai carabinieri di Sala Consilina agli ordini del comandante Emanuele Corda a bordo della propria auto. I militari hanno sottoposto la vettura a perquisizione, riscontrando la presenza di 16 bussolotti di eroina per un totale di 9 grammi di droga, oltre ad un bilancino di precisione. E poi si torna ancora sulla vicenda che vede i protagonisti, gli operai della Ergon, da ormai diversi mesi senza stipendio, annunciano l'inizio dello sciopero della fame. Vediamo il titolo di spalla: operai al verde, via allo sciopero della fame. Ora gli operai dell'Ergon passano alle vie di fatto dopo le proteste delle scorse settimane, sempre legate alla mancata erogazione degli stipendi. Ieri i dipendenti hanno avviato lo sciopero della fame. E con le pagine di Metropolis termina la nostra rassegna stampa. Vi ricordo come sempre l'appuntamento alle 13.45 con il TG di Uno News. Grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona giornata.